Per chi di voi non lo conoscesse, Vatividia è un creator dalle alte capacità analitiche oltre che narrative, che si occupa soprattutto della lore, dei giochi di stampo From Software, dai Dark Souls a Bloodborne e ora Sekiro, e altri Souls-like, di cui oltre a studiarne questa, fa delle fantastiche rappresentazioni legate a questi giochi e ai loro personaggi. Pochi giorni fa Vatividia ha annunciato una challenge per fare il design del braccio prostetico di Sekiro. Welcome to the Prosthetic Art Challenge for Sekiro. Benvenuti alla challenge artistica per la protesi di Sekiro. Mi sono appena accorto che non ho acceso questa luce. Boom! The wolf's prosthetic arm is at the very core of Sekiro's gameplay. Qual è il succo qui? Il braccio di Sekiro, o la protesi almeno, come spiega Vatividia nel suo video, può intercambiare diversi pezzi che hanno diverse funzioni. Dall'ascia che serve per spaccare le difese, dal tirare degli shuriken, parare fiamme, perché no, lanciare un rampino per lo spostamento verticale e tirar fuori uno scudo a forma di ombrello, sì. Quello che ci chiede Vatividia, in cui ci sfida, è quello di elaborare un nuovo design per un braccio prostetico di Sekiro con diverse funzioni, quindi. Ci ha fornito, come potete vedere qui, di un template che possiamo più o meno seguire come pare a noi. Possiamo appunto disegnarci sopra, ma fondamentalmente impaginarlo come vogliamo noi affinché spieghi in modo chiaro le funzionalità del braccio prostetico che andremo ad elaborare. E che iniziamo subito. Più o meno io ho già ragionato su cosa voglio. Voglio che il mio braccio sia funzionale, vagamente realistico. Sempre in equilibrio tra ciò che può esistere e non può esistere, ovviamente. Voglio che nel vederlo abbia un senso meccanico. Se crei un braccio che lancia magia oscura, già potrei uscire fuori dal mio voler essere meccanico e realistico, giusto? E per questo deve essere, diciamo così, materico. Non so se ha senso. Materico, materiale. Voglio essere in grado di distinguere, vedendolo, i materiali e gli elementi di cui è composto e della loro suddetta funzione. Dal carattere funzionale ho pensato determinate funzioni. Yes. Un vecchio gioco che mi ha affascinato molto quando ero molto più giovane, molto più piccolo e scemo, era un gioco dalla grafica pessima ma dalle funzionalità estreme che si chiamava Shinobido. Shinobido, nonostante per essere per la PlayStation 2 ha una grafica pessima, ma a parte questo, aveva dei sistemi molto interessanti, meccaniche molto interessanti di gameplay all'interno del gioco, e tra queste spiccava l'alchimia. Quindi io voglio che grazie alla meccanica alchimia io possa determinare degli elementi principali che andranno a dare una determinata funzione al mio braccio. Quindi da qui nasce il pensiero: l'alchimia può essere, per semplificare, liquida, cioè immaginiamoci semplicemente dell'olio che prende fuoco, quindi un attaccamento che possa avere al suo interno del liquido da lanciare, possa essere veleno, possa essere acido, corrosivo, possa essere olio, appunto, per dar fuoco a tutti e tutto, e può essere in polvere, ad esempio. Da qui possono nascere delle palline, simil Pokéball per capirci, che contengano esplosivo e che esplodano all'impatto, o che contengano nubi velenose. Non è che contengano nubi, contengano una polvere che a contatto con l'aria, volatilizzandosi, avveleni chi capita nella nube di polvere. Quindi già da qui posso individuare due elementi che voglio all'interno del mio braccio: la possibilità di sparare liquido, di sparare oggetti solidi contenenti polvere. L'alchimia liquida in particolare può essere legata non soltanto al lancio del liquido stesso, quindi diciamo qui che lancio il liquido stesso, quindi getto, diciamo così, ma può essere legato anche all'applicazione di questi liquidi a oggetti da lancio come dardi, kunai o quello che si voglia, quindi applicata a dei solidi che si infilzano, per dirlo in modo volgare, direi volgare. Sekiro si baserà molto sul combattimento corpo a corpo, ma anche sullo stealth, sulla furtività, giusto? Quindi qualcosa più di stampo ninja. Una cosa che mi manca dai vecchi Tenchu, Shinobido anche, sono la possibilità di lanciare diversivi. Quindi voglio che il mio braccio abbia un qualcosa di, tra l'altro, non consumabile che crei diversivo. Quindi esca barra diversivo. Mi ricordo in Shinobido potevi lanciare una paperetta che faceva quack 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 quack
e qui altri, cioè i nemici, facevano oh mio Dio, ma che cos'è, andavano a vederlo, tu li inculavi o li impalavi, insomma. Però quelli sono oggetti consumabili. Cosa ho invece nel mio braccio che può essere sempre lì e che ritorna non appena non l'ho usato, insomma? Stavo pensando a due cose in particolare, sia alla famiglia Adams che a Medieval. Ricordate la mano? Sia sulla famiglia Adams che controllabile su Medieval. Ho pensato, ma perché non lanciarla sta mano, no? Che poi posso o raccogliere o semplicemente riportare indietro a me via un filo sottile e quasi invisibile, in modo che la gente non lo veda teoricamente. Quindi l'obiettivo, appunto, io lancio questa mano, l'altro samurai dice ehi guarda, una mano, e poi arriva Sekiro dietro che lo infilza, perché appunto è distratto, quindi lo stealth, quindi questo è fondamentale per lo stealth, mentre questo è fondamentale per il combattimento, combat. Quello che andrà quindi a sostituire ad esempio l'ascia di Sekiro, che serve a rompere gli scudi, noi non lo vogliamo, ma sarà ad esempio una bomba esplosiva lanciata verso lo scudo del mio nemico che fa boom, oh no, mi si è rotto lo scudo, porca zozza. Quindi stiamo sostituendo una funzione che prima aveva un elemento con un altro. Una cosa che secondo me è sempre mancata in molti Souls, Bloodborne incluso, che è il mio gioco preferito, è il controllo della folla. Il controllo della folla su Bloodborne lo hai mantenendo le distanze, magari usando qualcosa a distanza, così come Dark Souls utilizzi l'arco un attimino per abbattere qualche bestia in più, uno per volta, o la lancia che ha più gittata, più distanza, copri più distanza e quindi un po' mantenendo le distanze uccidi qualcuno e poi ti avvicini. E la cosa che secondo me è venuta sempre a mancare, quindi un controllo della folla un po' più strategico, diciamo così, una cosa che mi è sempre pesata in questi giochi è che tu lanci una molotov ad esempio, un qualcosa di infuocato, e il luogo che è infuocato non sta prendendo fuoco, il fuoco non rimane, e da qui l'alchimia e quindi il getto liquido secondo me ha senso, perché se tu butti dell'olio bollente che prende fuoco intorno a te, crei una sorta di muro di fuoco. Io quello vorrei che quello rimanesse. Se io getto il mio fuoco, il mio muro di fuoco qui con l'olio bollente, l'altro tizio sarà oh no, non posso passare, porca zozza. E io mi immagino una meccanica di gioco che funzioni così, che abbia senso, perché immaginatevi, troppo spesso sui Souls like ci troviamo con nemici dietro, nemici davanti, e è un macello. Tu immaginati se io posso gettare del fuoco dietro di me o qualunque altra cosa che per un attimo tenga a bada, quindi controllo della folla, le persone che mi stiano dietro, i nemici che mi stanno dietro, in modo che io posso dedicare del tempo che mi sta davanti, poi girarmi e magari le fiamme si sono abbassate dopo un po', quindi durino un pochino nel tempo e mi diano tempo appunto di controllare la folla, e da qui possono nascere tante altre idee grazie appunto all'utilizzo di un sistema alchemico. Mio Dio, quanto la sto facendo lunga. Diciamo che ci manca una funzione, che è la difesa. Su Sekiro tu hai questo scudo che si viene a formare a forma di ombrello molto strano, e noi non possiamo essere da meno. Ma cosa mi posso inventare che non sia praticamente la copia esatta di uno scudo a ombrello? Ok, per voi saranno passati 5 secondi massimo, per me sono passati ben 15 minuti a ragionare sulla questione, e ho deciso di eliminare totalmente la parte difesa. Perché eliminare totalmente la parte difesa? Perché io ho apprezzato molto più un gioco come Bloodborne piuttosto che come Dark Souls. A molti piacerà essere un tank della Madonna, con uno scudo della Madonna, e andare avanti parandosi da tutto. Su Bloodborne invece era premiato il combattimento veloce, la schivata, e penso che con quello che già abbiamo scritto fino adesso abbiamo anche numerosi elementi per appunto il controllo del combattimento, il controllo della folla e creare espedienti per allontanarsi, prendere le distanze da una situazione pericolosa, che sia il getto di fuoco, che sia una bomba fumogena. Abbiamo già diversi strumenti difensivi, diversivi, che ci permettono di uscire da una situazione di pericolo. Al che, piuttosto che la difesa, vorrei andare a lavorare sul movimento. Movimento, perché su Sekiro il fatto che tu abbia il rampino ti dà la possibilità di strutturare delle mappe molto più verticali e darti molto più movimento appunto verticale, che è un'idea più intelligente piuttosto che una stupida corsa sul muro alla Kingdom Hearts, in cui in alcuni muri sì, in alcuni muri no. Perché? Perché se c'è il super cattivo su in cima dice oh no, non lo raggiungerò mai, e poi stai nel mondo di Baymax scalando i cacchio di grattacieli a piedi, non ha senso. E vuoi abbinare al movimento quello che è la nostra cara mano.
visto che la nostra mano la possiamo sparare, ha senso dire ricicliamo questo strumento, ed è per questo che mi viene da pensare subito che la mano avrà le falangi ultime come artigli, simile artigli, o magari anche con uno spunzone qua, non lo sappiamo ancora. Siccome la possiamo lanciare con un filo, appunto con un filo verso il nostro nemico, la possiamo lanciare anche da utilizzare come rampino, perché no? Piuttosto che occupare altro spazio con un nuovo meccanismo, sfruttiamo un meccanismo già esistente per darci un'altra funzione. E io penso che da qui possiamo finalmente iniziare il progetto. Quindi io questo intanto me lo metto qui sotto in modo da non perdere di vista il tutto. Molto probabilmente uscirà un video piuttosto lungo, proprio perché volevo dedicare parecchio tempo alla spiegazione che c'è nella mia testa, a far uscire ciò che penso per arrivare al risultato finale. Vatividia ci ha fornito di questo template e noi inizieremo andando a riciclare una vaga forma di un braccio in modo da poterci andare appunto a disegnare sopra. Il template che ci ha dato è di per sé molto buono, semplicemente perché già dà le angolazioni che ci potrebbero servire per determinare e andare a completare per bene il nostro bel braccio. E non sto disegnando totalmente a caso anche la parte del braccio superiore, perché già ho in mente un'idea per l'attacco del mio braccio prostetico e proprio per questo ho fatto buona parte del braccio superiore.
siamo, signore, andiamo ad analizzare ora ogni elemento di cui abbiamo parlato prima e che ho cercato di innestare all'interno di questo braccio. Quindi, partendo dall'angolo, ho iniziato subito schizzando quelli che saranno gli elementi che dovranno essere caricati nel braccio prima di spararli sotto forma di liquidi o di capsule. Queste capsule che sono quindi sferiche, in cui si mette dentro la polvere di qualunque tipo sia, che possa essere polvere da sparo, qualcosa di esplosivo, qualcosa di velenoso che crei una nube di fumo velenosa, o una semplice nube di fumo per scappare, insomma. E i liquidi a loro volta si aprono a numerosissime, se non infinite, possibilità. Da qui quindi sono andato ad analizzare subito il sistema che sparerà questi elementi. Ho pensato, prima di tutto elaboro un design meccanico che possa anche funzionare in modo realistico, al quale costruirò intorno l'intero braccio. Se questo mi funziona, se questo elemento meccanico per sparare cose è esteticamente figo e funzionale, secondo me il resto verrà abbastanza da sé. Quindi, come potete vedere, qui si va a inserire la capsula, che sia sferica, che siano più capsule sferiche, perché magari ne metti più di fila, vedete, una concavità cilindrica, o che ci si infili la nostra capsula cilindrica di vetro al suo interno, poi sparerà attraverso questo buco grazie a un sistema di molle. Non è altro che un pistone meccanico, quindi c'è una molla che spinge verso dentro il liquido e che quindi lo va a sparare da qui, o che spinge molto d'impatto la mia capsula alla mia palla e quindi la va a sparare di botto da qui. E alla fine ho aggiunto due semplici, queste qua che vedete sono delle semplici pietre focaie che causano quindi scintilla non appena una capsula, ad esempio, un qualcosa vi ci sfrega addosso. Questo per giustificare il fatto che se io devo dar fuoco a qualcosa come la capsula stessa perché esploda, o all'olio che sta uscendo da quel buco, appunto prenda fuoco. Ho elaborato anche un sistema di apertura, questo qua, che anche questo grazie a un piccolissimo sistema a molle molto simile a quelli delle nostre lampade che si attaccano al tavolo, si apre e si chiude prendendo questa maniglia qui. Quindi io apro, carico, chiudo e sparo. Da qui sono passato a creare un grosso anello, un cilindro pesante, nel quale voglio che si infili la mano, al cui centro passi la corda, una corda che è collegata attraverso queste due, chiamiamole ossa, ma in realtà saranno di legno, poi col colore lo individuerò meglio. Attaccato quindi attraverso un sistema molto simile a quello di una canna da pesca, vedete? C'è un mulinello qui, dentro il quale c'è la mia corda, così quando viene sparata la mano, quello può retrarlo, usarla quindi come rampino, eccetera, eccetera. Questa mano che quindi si infila attraverso dei fori, in modo che rimanga bloccata, e questa mano, come potete vedere qui sul polpastrello, e tra l'altro tutti questi disegni sono molto ispirati alle marionette, alla Naruto. Voglio infatti che poi tutto il sistema sia molto legnoso. E stavo dicendo, questi polpastrelli hanno delle lame che escono fuori ruotando e che quindi possono farci, come qui nell'esempio, nel simpatico esempio che ho deciso di fare, mi piace molto fare queste cose, si può utilizzare come rampino, perché tu spari la mano, perché creare un sistema, se già c'è un sistema che può far quello, mi segui? Sono partito dall'idea di fare una mano che la sparo e si può muovere camminando, ad utilizzare come diversivo, in modo divertente, un po' la Medieval. Dico, già ho fatto quel sistema, la utilizzo anche per il rampino, quindi la possibilità di movimento. A sua volta la mano ha dei piccolissimi uncini, piccolissimi lame, che come vedete sono un po' uncino, proprio perché aiutano ancora meglio a rimanere aggrappati, ad avere una presa salda. Immaginatevi di utilizzarlo contro un nemico, gli sparate la mano, lo prende in faccia e gli stacca via la pelle dalla faccia, cioè un macello, o porta via proprio, lo porta fino da te e lo ammazzi, cioè è figo secondo me come meccanica, ed è anche simpatica, mi fa sorridere il fatto di sparare una mano, mi è sempre piaciuta moltissimo questa cosa. E come vedete il sistema mano ha sempre un sistema meccanico molto simile a quello di apertura qui, nel senso non è altro che un sistema di molle e di paletti meccanici, paletti metallici. A differenza della mano di Sekiro, che se vediamo un attimo qui funziona grazie a un sistema di corde, che anche quello è molto interessante, ma non volevo copiare la stessa identica mano, no? Una volta finita questa parte qua, sono passato a definire la struttura del braccio, che come potete vedere sia qua che in quest'altro caso sono due elementi che ricordano un po' delle ossa, ma in realtà sono piatti, sono due pezzi di legno che sono legati in tensione da un nastro che tiene il tutto insieme, e magari poi anche da viti e cose. Qui sopra possiamo vedere quello che non potevamo vedere in quest'altro esempio, perché qui dietro non lo vedo, ma è la stessa molla, è un altro sistema a molla che va a sparare la mano, quello è il sistema che mi spara la mano. Questi due elementi ossei quindi si vanno a congiungere in un ingranaggio, chiamiamolo così, possiamo vederlo qui in questo caso, che permette la rotazione
dell'avambraccio, quindi questo movimento qua. Al contrario, questo movimento qua non lo fa soltanto la spalla, e questo permetterà ancora più rotazione, lo fa questo anello qui intorno al braccio, permette di ruotare ancora di più il braccio. Quindi voi immaginate questo braccio che può ruotare quante volte voglia, quindi immaginatevi la mano aperta e quello che fa un cacchio di vortice con la mano, un macello. Non lo so, mi sembrava simpatica come cosa. E per finire, il sistema di fissaggio del braccio, che volevo fosse molto solido, in un certo senso anche creepy, abbastanza violento come metodo, perché immaginatevi un po' gli automail di Full Metal Alchemist. Per mettere un automail deve collegare tutti i nervi, deve fissartelo proprio al braccio in un modo quasi cruento, e volevo lo stesso risultato, quindi anche lì c'è sempre ispirazione da altri anime, giochi, eccetera. Quindi ci si infila questo tubo attraverso il quale passano dei filamenti che si collegheranno al sistema nervoso, a un semplice sistema di tendini già presente nel braccio, e che viene ulteriormente fissato infilando questi, come li possiamo chiamare, a queste super viti, oddio non mi viene la parola precisa, ma questi affari si vanno a infilare, come potete vedere qui nell'esempio, dentro il braccio, e come possiamo vedere in questo caso sono infilati proprio nel braccio, nella parte rimanente di braccio che è stato amputato, e questo mi dà un sistema di fissaggio solidissimo e che non sta soltanto aggrappato fuori ma anche internamente. È brutto, pesante e cattivo, come piace a me. Per chiudere tutti i sistemi ho fatto diversi esempi, come ho detto mi piace molto creare questa tipologia di esempi, in cui qui fa vedere il nostro ipotetico Sekiro o personaggio protagonista che muove la sua manina, e l'altro tipo nemico che si abbassa e dice oh ma che cos'è questa manina, e poi lui esce e lo uccide, perché no. Qui possiamo vedere dei semplici esempi di ciò che potrei sparare grazie all'alchimia e al mio braccio, quindi può essere un semplice lanciafiamme, quindi olio fiammante in poche parole, lo stesso olio fiammante che vorrebbe fare quello che ho detto all'inizio del video. Io vorrei che io possa gettare l'olio fiammante per terra e creare un muro di fiamme che mi permetta di avere un controllo della folla e del combattimento, quindi del territorio, perché se possiamo sparare l'olio non posso sparare dell'acido, sempre creato alchemicamente. Mi immagino un sistema in cui tu vai in giro per le missioni, insomma per il mondo di Sekiro, raccogli erbe e cose, poi vai nella tua base e mischi le cose, vedi che cosa ottieni. Quindi puoi ottenere addirittura magari come Shinobido una sostanza che sia per buona parte esplosiva ma anche acida, e combinare queste cose. In questo caso ho detto acido, quindi c'è il samurai quest'altro che c'ha l'osso di fuori perché gli è stato corroso tutto il braccio, carino. Poi semplice bomba, quindi vedete qui è morto il samurai, esploso, e fa pure il pollice in su, che è quello che voi dovete schiacciare adesso se non l'avete ancora fatto. Subito dopo una bomba fumogena velenosa, che potrebbe essere sia velenosa che non, semplicemente da utilizzare come espediente per scappare via. Quindi le possibilità sono appunto infinite. Adesso, per dare un senso ancora più materico del materiale del mio braccio, concluderò il tutto dando un po' di colore a questa tavola. Ho riempito il tutto di testi, il titolo come ha chiesto anche Vatividia, ho seguito per filo per segno su template, e non ho fatto l'ultimo braccio che c'era qua perché già mi si vedeva bene il sotto e volevo spazio per gli esempi. Ma io direi che io vado avanti con il colore e ci vediamo tra pochissimo. E ciao a voi.
Eccoci qua, signore, abbiamo finalmente finito anche la colorazione, che a sua volta aiuta molto a spiegare determinate cose, come appunto il sistema alchemico, quindi la differenziazione dei colori qui era soltanto per far capire la diversità di sostanze o polveri che può contenere il nostro sparacose, di come i meccanismi più rigidi siano fatti con ottone, non è oro, perché l'oro è un materiale molto ricco, l'ottone è un materiale più povero, e l'ispirazione viene semplicemente dalle porte, perché le porte, le nostre care antiche porte europee, sono fatte molto spesso con le maniglie d'ottone, e mi è sempre piaciuto quell'abbonamento semidorato legno. Quindi, cromaticamente parlando, il risultato mi piace perché non è altro che un abbinamento delle marionette un po' da Naruto a delle porte, cioè con l'aggiunta di materiali in ottone. Anche l'articolazione stessa, che è una parte un po' più importante, se così vogliamo dire, perché ti si rompe lì, perdi il braccio, è fatta col ottone, col metallo, quindi si capisce un po' meglio l'aggancio della mano stessa, le varie profondità, la concavità del meccanismo che va ad accogliere le nostre munizioni. Come possiamo vedere qui sul video di Vatividia, il primo posto vincerebbe $400, poi 300, 200 il terzo, dal quarto al decimo 100, e fanno vedere anche il proprio portfolio. La scadenza è l'8 marzo, quindi da qui aspetteremo un mesetto, signori, prima di sapere se il vostro Ziopeo rientra almeno nella top 20. Io spero, almeno io punterei ad entrare almeno nella top 20. Mi piacerebbe moltissimo vincere, ma sicuramente gli artisti che parteciperanno avranno le palle quadrate, mi viene da pensare, e quindi ci spero, ma non troppo. Questo è quanto per questo episodio. Invece di character design abbiamo fatto il design di un oggetto, di un indumento, di un braccio. Spero che l'abbiate trovato vagamente interessante, e con questo chiudo il video. Questo era Electric.